Donna Agrigento oggi non è recuperata la raccolta di carta e cartone di lunedì. Rimossi i rifiuti dall'ospedale. Al comune incontro con i cittadini. Donna Agrigento, la cronaca ormai ricorrente e attuale è la narrazione del servizio di nettezza urbana. La novità di oggi, 13 giugno, giorno di Sant'Antonio, è che carta e cartone non sono stati raccolti. Contrariamente a quanto annunciato domenica scorsa dal comune, secondo cui la carta e cartone non raccolti lunedì per assemblea sindacale dei lavoratori sarebbero stati raccolti mercoledì, oggi mercoledì non sono stati raccolti e quindi rientrate il tutto in casa e, se non vi saranno altri intoppi, si procederà alla raccolta lunedì prossimo. Altra novità, ed è raccapricciante che sia una novità, è che sono state rimosse le montagne di rifiuti indifferenziati sotto il pronto soccorso all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Adesso, a cassonetti vuoti, la domanda risorge spontanea ed è la seguente: le strutture pubbliche praticano la differenziata oppure no? Il costo delle montagne di indifferenziato prodotte dall'ospedale e conferite in discarica a Lentini non si riverbera a danno dei contribuenti privati che virtuosamente praticano la differenziata? Poi, altro accadimento. Al comune di Agrigento si sono incontrati alcuni operatori turistici e commerciali della città, soprattutto della zona balneare, il sindaco Firetto e l'assessore Amel. Loro, gli operatori, hanno sottolineato che non sono assimilabili ad alcuna sigla né a categoria. Sono soltanto dei cittadini indignati per le condizioni igieniche disastrose in cui versa la città. Ecco perché quando il comune di Agrigento ha diffuso il comunicato secondo cui avrebbe volentieri e costruttivamente incontrato i commercianti di San Leone al municipio, loro, gli indignati, hanno ritenuto opportuno precisare che non si tratta solo di commercianti, ma di tanti cittadini esasperati e che avrebbero manifestato innanzi al Palazzo di Città a prescindere dalla concessione dell'incontro. Poi la riunione si è svolta e in estrema sintesi agli operatori turistici e commerciali di San Leone è stata promessa la raccolta dell'umido tutti i giorni, il potenziamento del servizio di spazzamento e la rimozione delle discariche abusive. Ma credo sia stata una riunione veramente utile perché non ci si è fermati da parte dei commercianti, dei cittadini che sono venuti alla protesta tout court, alla rivendicazione, ma si è venuti qui individuando anche possibili soluzioni, alcune delle quali poi ci siamo chiariti sono impraticabili, altre che possono essere aggiustate, perfezionate e messe in piedi, e però credo che sia quel salto di qualità che una città deve avere, cioè quella sorta di rappresentanza diretta per cui fa in modo che il cittadino diventa proponente non solo di soluzioni, ma poi si rimbocca le maniche per dare corpo anche a dei progetti comuni con l'amministrazione, ed è quello che mi pare, per esempio, si voglia fare istituendo una sorta di consorzio che salta a pie pari l'idea di comitato di quartiere San Leone e diventa una sorta di vero e proprio consorzio che si muove di pari passo a quella di idea di Agrigento 2020 rispetto alla quale loro erano particolarmente attenti. Cioè non si è parlato solo di differenziata, e questo mi ha fatto molto piacere, ma si è parlato di abusivismo, si è parlato di consumo di alcolici, e si sono parlati di tante emergenze che attengono tutte le località rivierasche che in questo periodo in avanti fino a settembre costituiranno l'elemento di maggiore aggregazione e quindi con le problematicità che questo determina. E adesso, ancora in riferimento a tale incontro, ascoltiamo al nostro microfono Marco Maccarrone, ristoratore, e Andrea Barbera, operatore turistico, entrambi operanti a San Leone. Thank you.
Noi ovviamente abbiamo fatto presente che ci sono molte criticità, non solo sulla città ma anche su San Leone, soprattutto noi ovviamente ci occupiamo di San Leone, ma il nostro discorso è ampio perché noi ci vogliamo occupare della città anche in toto, nella sua situazione. Il nostro documento, noi abbiamo presentato un documento che devo dire è veramente puntuale perché abbiamo cercato di toccare vari punti per dimostrare per esempio che ci sono dei problemi sulla differenziata, che questi sono evidenti e sono sotto gli occhi di tutti e quindi c'è qualche problema che va messo, diciamo, va attenzionato con più con un sistema, diciamo, migliore. Per esempio, io se dovessi parlare della mia situazione, quindi di tutti i miei colleghi ristoratori, abbiamo fatto presente che la raccolta dell'umido per noi che siamo operatori in questo settore va fatta ogni giorno e devo dire che sia l'assessore che il sindaco hanno detto che sicuramente si organizzeranno e si rivolgeranno alla ditta in modo da poter fare una raccolta diciamo, noi speriamo giornaliera, sicuramente d'estate giornaliera, d'inverno potrebbe essere anche con un range diverso, ma noi abbiamo necessità di fare fuori l'umido e non possiamo tenercelo dentro, specialmente d'estate con le temperature che ci sono dalle nostre parti. Ovviamente abbiamo fatto anche un discorso più generale, quindi ci siamo occupati dell'ordine pubblico, ci siamo occupati del decoro urbano, abbiamo a cuore veramente la situazione della città, ma su varie cose, perché noi vogliamo pressare l'amministrazione, noi non vogliamo né uno scontro politico, noi siamo cittadini e i cittadini ovviamente hanno ascoltato in campagna elettorale delle cose, dei programmi e degli obiettivi. Noi vogliamo che questi obiettivi siano raggiunti o comunque si lavori per farlo. Questa è la nostra funzione. Noi vogliamo essere propositivi e abbiamo anche, come dire, un progetto, perché se per esempio su San Leone, che potrebbe essere un progetto pilota, riuscissimo a fare, a realizzare una proloco, un consorzio di cittadini, di operatori, di proprietari di B&B che si autotassino e quindi possano realizzare delle cose attraverso delle convenzioni col comune, ma noi saremmo felici. Dobbiamo però veramente fare una rivoluzione culturale, nel senso che noi dobbiamo cambiare prospettiva, invece di guardare il sole e quindi girarci attorno, dobbiamo fare al contrario e quindi dobbiamo veramente cambiare prospettiva, fare una rivoluzione culturale e chiederci: ma noi che possiamo fare? Perché l'amministrazione ci dirà sempre che ci sono poche risorse, ma noi le risorse le dobbiamo trovare e dobbiamo fare la nostra parte per questo. Nel documento che abbiamo presentato al sindaco chiaramente c'è un'ampia parte che riguarda il turismo. Il turismo perché siamo già a stagione turistica inoltrata e abbiamo un ritardo mostruoso perché praticamente riscontriamo cancellazioni da parte dei turisti nelle strutture ricettive, recensioni negative per quanto riguarda il territorio, la spiaggia e le strade. Questo non è possibile perché questo nel futuro potrebbe ripercuotersi quasi sicuramente come un boomerang, perché noi stiamo facendo promozione, stiamo facendo accoglienza, però non siamo ancora, mancano tantissime cose per poter essere perfetti, diciamo, perché il turista non vuole trovare la strada sporca, non vuole trovare la spiaggia sporca, lo sappiamo. In questo il sindaco ci ha dato delle risposte parziali perché ha detto che riaprirà per esempio il parcheggio di Cugno Vela, che è chiuso, abbandonato a se stesso, e quella è una cosa importantissima perché in questo momento gli autobus turistici che arrivano in città non hanno un posto dove stazionare e noi tra l'altro li andiamo a sanzionare, i vigili urbani vanno a fare le multe agli autobus turistici, che gli viene indicato il piazzale Ugo La Malfa come parcheggio dove poter stare, ma in piazzale Ugo La Malfa abbiamo un divieto di sosta grande, enorme, quindi non possiamo assolutamente. Tra l'altro mancano i servizi a piazzale Ugo La Malfa, non è adeguato come stallo per i bus turistici. Inoltre chiediamo di per esempio creare degli stalli anche a San Leone dove i bus turistici possono fermarsi e far scendere i turisti e far frequentare la nostra frazione balneare, ma anche in centro città ad Agrigento, perché è importante che vadino in via Tanea, che girino il centro storico, ma dobbiamo dare la possibilità a questi autobus di fermarsi in sicurezza e far scendere i turisti in sicurezza. Altre cose sono il tipo di target di turismo che vogliamo dare a questa frazione balneare,
che è il nostro punto di forza di tutto il turismo, oltre alla Valle dei Templi, San Leone richiama il turismo balneare, il turismo estivo, è la nostra punta di diamante con il porticciolo, il lungomare, ma in queste condizioni non possiamo assolutamente accogliere turisti, perché ci sono delle problematiche che noi ben sappiamo, non sto qui a elencarle, ma i cumuli di spazzatura sono ogni dove, il degrado si vede, i marciapiedi, la musica alto volume fino alle 4 del mattino, ci sono determinate cose che bisogna, soprattutto una cosa che abbiamo capito è il controllo del territorio. Se non c'è un controllo forte e presente del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine, che qui capisco che solo i vigili urbani non possono sopperire alle migliaia di persone che frequentano Salone nei weekend, quindi controllare tutto è impossibile, il territorio è basso, quindi ci vuole un interforze. Noi chiediamo un interforze tra Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, tutti quelli che si mettono in gioco per poter tenere sotto controllo la frazione balneare.